Grazie mille. C'è una cosa da dire subito. Lampi ricorda Giacomo Matteotti come martire per la libertà e per la democrazia e perciò come uno dei primi padri della Repubblica. Mai come oggi, credo, è doverosa questa commemorazione. E ringrazio per questo gli organizzatori e il presidente Vincenzo Pirillo per l'invito che mi è stato rivolto. Non è più certo il tempo di ferro di fuoco in cui fu assassinato Giacomo Matteotti, ma mai come oggi occorre fare memoria su quel tempo e sull'insieme del pensiero e delle azioni del dirigente socialista. Mi limito a sottolineare le sue denunce in merito all'uso della violenza come strumento legittimo e principale della politica da parte del fascismo. Vedete, leggevo in questo serial killer Dumini, uno degli assassini di Matteotti, che si presentava così: piacere, Dumini, 9 omicidi. Questo era quel tempo, questi erano i personaggi, erano i sicari, come si è giustamente detto. Matteotti fu profetico, violenza nella politica interna, e il suo assassinio nella più irrefutabile prova. Pensate, ieri, 9 giugno, era l'anniversario dell'assassinio dei fratelli Rosselli. Violenza nella politica estera, se si considera che il filo conduttore del ventennio fu la guerra d'aggressione, Spagna, Libia, Etiopia, Albania, Francia, Grecia, Jugoslavia, Unione Sovietica. Oggi, 10 giugno, e anche l'anniversario della dichiarazione di guerra del 1940 dell'Italia alla Francia e alla Gran Bretagna, la famosa pugnalata un uomo a terra, come disse l'ambasciatore francese. Una data funesta: il fascismo nasce dalla guerra, la prima guerra mondiale, vive per la guerra, muore nella sua forma più tragica e violenta, Salò, per la sua stessa guerra. Il nazifascismo aveva una natura omicidiaria, chiara, distinta e storicamente determinata. Ma non ci basta rammentare il passato del fascismo, se non mettiamo in luce che esso prevalse non solo per la complicità e le inettitudini, ma anche per le divisioni che regnavano nel mondo democratico e nel movimento operaio. E oggi non possiamo tacere i sempre più frequenti tentativi su scala continentale di riscrivere la storia del primo cinquantennio del Novecento, riabilitando il fascismo e, ahi noi, spesso il nazismo, e delegittimando la resistenza. E dobbiamo esercitare fino in fondo il pensiero critico, certo non sopravvalutando o generalizzando gli attuali fenomeni di oscurantismo, nazionalismo, neofascismo, neonazismo, ma neppure ignorandoli e rimuovendoli. Non possiamo ignorare la dura lezione dei fatti. E proprio nel discorso più volte citato di Giacomo Matteotti del 30 maggio, pochi giorni prima dell'assassinio, che afferma Matteotti: innanzitutto è necessario prendere, rispetto alla dittatura fascista, un atteggiamento diverso da quello tenuto fino a qui. La nostra resistenza al regime dell'arbitrio deve essere più attiva. Non bisogna cedere su nessun punto, e aggiunge la necessità di una resistenza senza limite. Ecco, mi colpisce l'uso di una parola, resistenza, che ha segnato i 20 mesi di tanti anni dopo, dall'8 settembre al 25 aprile. È la rappresentazione di una straordinaria e difficilissima resistenza delle idee della battaglia politica che nasce ben prima dell'8 settembre e anche del 25 luglio del 43 e si incarna negli antifascisti, cioè in una serie di personalità che pur di diverso orientamento politico contrastarono prima ai margini della legalità, poi in piena clandestinità, oppure in galera o al confino, la drammatica deriva che stava prendendo il paese. Va da sé che la figura più tragica che rappresenta questa fase di resistenza nel lungo viaggio attraverso il fascismo è proprio quella di Giacomo Matteotti. E concludo affermando che oggi, 99 anni dopo, colgo la lezione più grande da quella stagione, diciamolo, anche di divisioni, e da quella lunghissima catena di martiri antifascisti
simbolicamente rappresentata da Matteotti. Questa lezione consiste nel superamento di polemiche e dissensi del Novecento e nella ricerca paziente, continua, costante, dell'unità delle forze antifasciste contro un nemico che, in situazioni di gravissima crisi, come quella che l'intera Europa sta attraversando, può risorgere come le nove teste dell'Idra, e cioè in qualsiasi forma si presenti il nazifascismo. E aggiungo infine che proprio per la crisi che stiamo attraversando occorre su ogni argomento ristabilire sempre la verità dei fatti, e a me pare che anche in questo ci aiuti la memoria di Giacomo e del suo ultimo discorso in Parlamento, quando affermò: io espongo fatti che non dovrebbero provocare rumori, i fatti o sono veri o li dimostrate falsi, non c'è offesa, non c'è ingiuria per nessuno in ciò che dico, c'è una descrizione di fatti. Giacomo Matteotti è la parte fondativa della memoria della Repubblica Democratica Antifascista. Smarrire questa memoria sarebbe smarrire noi stessi. Grazie. Grazie a te Gianfranco, grazie, grazie di cuore per la presenza, ma soprattutto per l'intervento politico, perché il nostro presidente nazionale dell'ANPI non si smentisce, ha il coraggio di fare politica in ogni momento, politica costruttiva, politica antifascista, politica positiva, politica con la P maiuscola. Bisogna riconoscergli questo merito e la bontà di aver scelto di partecipare alla nostra manifestazione nonostante i numerosi impegni. Grazie Gianmarco, grazie di cuore. E te rubo pure una fotografia.